Dunque, iniziamo ovviamente completando l'esercizio su cui abbiamo lavorato ieri. Ci mancavano gli ultimi due punti. Il penultimo dice, è lungo come descrizione, ma in realtà è una cosa abbastanza semplice. Vogliamo stampare una frase ottenuta intercalando le lettere delle due frasi date, no? In cui bisogna stampare, bisogna costruire, diciamo così per comodità nostra anche, prima costruiamo una stringa che sia fatta così, poi la stamperemo. Costruiamo una stringa in cui ci sia la prima lettera della prima frase, seguita dalla prima lettera della seconda frase, poi la seconda lettera della prima frase, poi la seconda lettera della seconda frase, la terza lettera della prima frase e così via. Cioè intercaliamo alternandole le lettere delle due frasi per costruire una frase che sarà incomprensibile, per carità, fatta dal miscuglio delle lettere delle frasi di partenza. L'unica cosa a cui bisogna fare attenzione, che è quella che è suggerita qua dall'asterisco, facciamo attenzione perché le due frasi avranno normalmente lunghezza diversa. Per cui la regola dell'alternanza, un carattere della prima, un carattere della seconda, un carattere della prima, un carattere della seconda frase, questa alternanza potrà andare avanti solo fino a un certo punto, solo fino a quando ci saranno no, Va bene, senza microfono. Già non ho molta voce oggi e non abbiamo il microfono, quindi serve anche la vostra collaborazione. Dicevo, questo intercalare stretto, un carattere dalla prima, un carattere dalla seconda frase e così via, potrà andare avanti solo fin tanto che ci sono ancora caratteri utili in entrambi i lati. Poi cosa dobbiamo fare quando una delle due stringhe, la più corta delle due, è finita? No? E qui me lo devo inventare perché il testo non lo specifica. La cosa più ragionevole è inventarsi, no, da decidere, non da specificare, è che nel momento in cui una delle due stringhe finisce, vabbè, i caratteri dell'altra li inserisco uno dopo l'altro, senza più intercalare nulla. No? Non è l'unica scelta, no? Quindi avrei A, B, A, B, A, B, A, B, se ci immaginiamo, no, i caratteri presi dalle due stringhe, A, B, A, B, poi quando finisce la stringa A ho solamente più B, 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 cioè prendo solamente più dalla seconda. Non è l'unica soluzione, potremmo inventare un'altra. Quando finisce la stringa più corta, ricomincio dall'inizio e la riuso, i suoi caratteri vengono riusati più volte. Oppure vado a intercalare con degli spazi. Ve ne potete immaginare, quindi immagino che la stringa più corta sia in realtà seguita da una quantità infinita di spazi, quanti me ne servono. Appunto, no, no, la scelta non è univoca. Allora, cosa dobbiamo fare comunque? Costruire una ulteriore stringa andando a mescolare i caratteri in questo modo. Questo è un tipico esempio di un'operazione semplice da fare, per cui però non ci sono, relativamente semplice, per cui però non ci sono funzioni di libreria che tengano. Non c'è la funzione che ti fa questo lavoro qua. E allora cosa si fa? Si lavora con i caratteri. Si lavora ricordando che le stringhe sono dei vettori di caratteri e come tali lavoriamo con i singoli elementi. Per cui cosa facciamo? Prendiamo una nuova stringa la chiamo intercalata, lunga il doppio, perché anche qua ovviamente a regime avrà un numero di caratteri che appare la somma dei caratteri della prima e della seconda stringa, quindi il vettore che la contiene
dovrebbe essere più ampio. E quindi il mio scopo è quello di costruire questa stringa, che ho chiamato intercalata, intercalando appunto i caratteri. Come faccio? Beh, faccio come mi dice il testo, prendo il primo carattere della prima stringa e lo metto nella prima posizione della stringa intercalata. Prendo il primo carattere della seconda stringa, lo metterò nella seconda posizione della stringa intercalata e così via. Quindi mi conviene ragionare, lavorare con tre indici. No, un indice che mi dice qual è il carattere, o anche solo due probabilmente bastano. Un indice che mi dice qual è la posizione, bastano due, da cui prendo il valore nelle stringhe di partenza. È un indice invece che mi indica la posizione in cui sto depositando i valori nella stringa d'arrivo. Per comodità, fatemi definire un paio di variabili intere, che usiamo qua, useremo anche altre volte per fare questo lavoro. Anzi, definiamo. Per pulizia anche qua usiamo lo stesso meccanismo di prima, definiamo una funzione. E poi faremo l'intercalare all'interno della funzione. Potremmo scrivere qua il codice, ma. Allora, una funzione che calcola questa stringa, quindi questo DJ fatemelo togliere, perché lo richiaro dentro la funzione, non mi servono nel main. Io definisco una funzione intercala caratteri, che riceve tre parametri, no? La prima stringa, la seconda è la stringa nella quale costruire, diciamo, l'intercalato. Quindi char asterisco S1, chiamiamo la prima stringa, char asterisco S2, e poi l'ultima sarà, chiamiamolo risultato. Questa funzione, scriviamolo come commento, perché non sempre è ovvio che ciò che fa una funzione, costruisce la stringa ris, copiandoci i caratteri presenti in S1 ed S2, intercalandoli. E poi qua facciamo riferimento a ciò che c'è scritto sul lucido, sul testo. Quando, poi precisiamo, quando una delle due stringhe è terminata, è finita, non confondiamolo col terminatore, quando una delle due stringhe è finita, vengono copiati integralmente i caratteri restanti dell'altra. Questo Sempre buona norma quando definisco una funzione, spendere 10 secondi per scrivere esattamente che cosa fa quella funzione. No, è un esercizio importante soprattutto per noi, per essere sicuri di aver capito qual è il ruolo di quella funzione lì. Essere in grado di scrivere quali sono le variabili che gli servono, qual è il risultato che fa, quali sono i calcoli che vengono svolti. Non ci interessa qui descrivere, non vogliamo descrivere come lavora, se fa un ciclo, se cosa fa. Non ci interessa qual è il risultato che ottengo chiamando quella funzione. In questo modo chiunque voglia usare questa funzione legge il commento e la documentazione della funzione stessa e il commento. Ecco, manca ancora un elemento per poter definire completamente questa funzione, manca il valore di ritorno. Che cosa restituisce questa funzione? Qual è il valore di return che la funzione deve dare? Non ce n'è uno, no? Naturale, perché in realtà il lavoro che fa è quello di modificare il contenuto del vettore risultato. Quindi non calcola nessun valore intero, nessun valore di tipo carattere utile. E allora in questo caso una funzione che non ritorna alcun valore, la definiamo come funzione di tipo void, di tipo vuoto, no? Anziché dire int ritorna intero, void non ritorna nulla.
ciò che fa lo fa modificando le variabili che vengono passate by reference in questo caso. Allora il nostro programmino, se questa funzione esiste, si ridurrà a richiamare questa funzione e stampare il risultato. Quindi chiamerò la funzione intercala caratteri, a cui passerò prima, seconda, e il terzo parametro che devo passare è una stringa nella quale andare a scrivere il risultato, che è quella stringa che io ho chiamato intercalata. A questo punto posso stampare i caratteri intercalati, danno come risultato %S. E ho finito, perlomeno la parte del main. Come spesso capita, il grosso del lavoro lo facciamo nella funzione. Io qui adesso abbiamo imparato a usare le funzioni, io le uso spesso anche per operazioni piccole, ma perché ci guadagno tanto in leggibilità, in ragionamento. La cosa che forse avevo già detto è che all'esame non vi verrà mai detto usare la funzione o non usarla, è una scelta vostra, ok? Si sarebbe benissimo potuto, anziché chiamare la funzione, scrivere qua quelle 5-6 righe di codice che fanno il lavoro. Però è una questione di preferenze e di ordine del codice. Allora, ciò che dobbiamo fare adesso non è altro che implementare questa funzione. Cosa devo fare? Proviamo a darci un... Devo scrivere che race di 0 dovrà copiare ad S1 di 0. Facciamoci, chiariamoci prima le idee con un esempio per essere sicuri di... Quindi il primo carattere del risultato deve essere il primo carattere della prima stringa. Il secondo carattere del risultato deve essere il primo carattere della seconda stringa, non impappiniamoci. Il terzo carattere, raised di 2, del risultato dovrà essere il secondo carattere della prima stringa. E così via. Raised di 3 dovrò prenderlo da S2 di 1. Poi raised di 4, il quinto carattere, dovrò prenderlo da S1 di 2. E vado avanti così. Queste operazioni in realtà le faccio a 2 a 2, no? Prendo il primo carattere di ambo le stringhe, i primi caratteri di ambo le stringhe, e li copio nel risultato. Poi prendo i secondi caratteri di ambo le stringhe e li copio nel risultato, uno dietro l'altro, e così via. Questo è il blocco che si ripete. E questo è ciò che avevo in mente quando dicevo mi servono due indici, due variabili intere, una che mi tenga il conteggio di quali sono i caratteri che sto prendendo dalle due stringhe, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, cioè è lo stesso, prendo caratteri in uguale posizione, quindi mi basta un indice solo, e un'altra variabile che invece tenga il conteggio di qual è l'indice della posizione in cui devo scrivere il risultato, 0, 1, 2, 3, la prima colonna. Allora, teniamo a mente questo esempio. Qua lo commento per ricordarmelo, e poi però scriviamo il codice vero e proprio, in cui dicevo mi serviranno almeno due variabili intere, e dovrò fare un'operazione che è del tipo prendo da S1 e metto in RIS, quindi farò un RIS di J uguale S1 di I.
Poi un RIS di J più 1 uguale S2 di I. No, quello è ciò che sto facendo, sto prendendo un certo carattere da S1 e lo sto mettendo in una certa posizione del risultato. Poi lo stesso carattere, cioè nella stessa posizione, ma preso da S2 e lo metto nella posizione successiva, cioè I più 1 del risultato. E questo lo ripeto e ogni volta che lo ripeto I si incrementa di 1 e J si incrementa di 2. Quindi avrò un i più più e un j uguale a j più 2. Questo è il blocco che devo ripetere. Ripetere tante volte quanti sono i caratteri di S1 ed S2, o meglio, quanti sono i caratteri della più corta tra S1 e S2. Perché poi quando o S1 finisce o S2 finisce, anche se l'altra è più lunga, non posso più andare avanti a fare questo lavoro così, identico, perché non ho più caratteri da poter pescare. Allora questo, dicevo, è un blocco che ripeto, inizializzando I uguale 0 e J uguale 0, e lo ripeto fin tanto che, quindi fatemelo mettere nel corpo del while, dicevo, fin tanto che trovo caratteri validi all'interno sia di S1 che di S2. Quindi finché S1 di I è diverso da 0 e S2 di I è diverso da 0, cioè in entrambe le stringhe non sono ancora arrivato al terminatore nullo, entrambi i caratteri devono essere non il terminatore nullo, allora vado avanti a copiare. Quindi copierò la prima iterazione, riempirò il risultato di 0, 1, la seconda iterazione riempirò il risultato di 1, 2, cioè no, di 2, 3, la terza iterazione riempirò il risultato di 4, 5 e così via. Adesso, quando esco da questo ciclo while, facciamo un esempio per capirci. Se avessimo S1 che fosse ciao e S2 che fosse buongiorno, noi quando usciamo dal ciclo siamo in questa situazione in cui RIS è uguale a CB, IU, AO, ON. Non fatemelo pronunciare. Ho preso da C il primo carattere, la C la B, poi il secondo carattere la I e la U, il terzo carattere la A e la O, il quarto carattere la O e la N. E poi mi sono fermato perché S1 è finita. Ok? In realtà non è proprio così. Nel senso che non potrei dire che il risultato è quella stringa lì, poiché nel vettore risultato ci sono sì quei caratteri, ma non c'è il terminatore nullo. Non l'ho messo. Quindi non è proprio una stringa quella lì, è solamente un pezzo del vettore, ma questo era solamente, no? Per ragionarci, per aiutarci a ragionare. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aggiungere al risultato ciò che manca. E ciò che manca è la coda di S2, la coda di S2, visto che S1 era finita, non posso fare altro che accodare, come avevamo scritto nel commento, come avevamo deciso di fare, i restanti caratteri di, di S2 senza più nulla da S1. Ok? Quindi questa qua deve diventare finora sono arrivato a questo, ma deve diventare così.
Cosa manca però? Cosa manca? Che cosa può capitare? Possono capitare tre casi distinti. Questo è un caso in cui S1 è finito prima di S2. L'altro caso è quello in cui S2 finisca prima di S1. E poi il terzo caso, che è quello che in realtà è più fortunato, quello in cui S1 e S2 casualmente, no, sono della stessa lunghezza. E quindi quando esco da quel ciclo in realtà ho già fatto tutto, perché sono finite entrambe contemporaneamente. Quindi a questo punto ciò che mi manca è ripetere, in questo esempio dovrò ripetere molte volte RIS DJ uguale S2 di I. No? Per copiare, poi incremento J, incremento I e vado avanti finché S2 non finisce anch'essa. Però lo devo fare solamente se a finire è stata S1. Altrimenti se a finire fosse stata S2, qua dovrei fare esattamente la stessa cosa ma usando S1, non usando S2. Quella che non è finita ovviamente devo usare. Allora come faccio a sapere a questo punto linea 153 quale stringa è finita? Lo vedo perché sicuramente sono uscito da questo while, quindi sicuramente questa condizione è falsa. Questa condizione è falsa, visto che è un end, se è falso il primo pezzo, oppure se è falso il secondo pezzo, oppure se sono falsi entrambi. Quindi devo andare a vedere di fatto qual è quello vero dei due. Se sono falsi entrambi non ho più nulla da fare perché sono arrivato al terminatore nullo contemporaneamente. Se uno è vero e l'altro falso, quella condizione vera, cioè che è ancora diverso da zero, vuol dire che è la stringa in cui ci sono ancora dei caratteri. Quindi dirò, questo è il caso in cui abbiamo fatto come esempio, se S1 di I è diverso da zero, no, S2 di I diverso da zero, allora so che è finita prima S1 e quindi dovrò copiare i caratteri rimanenti di S2. Dentro risultato. Quindi se S2 di diverso da 0, di sicuro S1 diverso da 0, perché lo deduco dal fatto che sono uscito dal while e conoscendo la condizione del while. Però S2 non è ancora arrivata alla fine. Allora prendo i caratteri che restano di S2 finché non trovo il terminatore nullo anche di S2, perché di S1 non ho mai trovato, e travaso i caratteri rimanenti di S2 dentro il vettore risultato. Ogni volta, sempre ovviamente, incrementando J, perché devo sempre depositare questi caratteri in posizioni successive. E poi ho l'altro caso, quello in cui sia S1 a essere diverso da 0. Vabbè, a questo caso è perché è finita prima S2 e quindi rimangono ancora caratteri da S1. Se rimangono ancora caratteri da S1, questi caratteri, finché ci sono, finché sono diversi dal terminatore nullo, devono essere copiati nel risultato, nelle posizioni J via via crescenti. Quindi ho un caso in cui S2 sia diverso da 0, travaso S2. Altrimenti S1 diverso da 0, travaso S1. Altrimenti avrei ancora un altro else da indicare, sarebbe il caso, il terzo caso, quello in cui sia S1 che S2 sono già uguali a 0, ma in quel caso non ho nulla da fare, per cui non è necessario
indicarlo, no? L'ultimo else. Ho finito tranne il terminatore nullo. Ecco, ho copiato i caratteri. Adesso, prima di ritornare al chiamante dicendo ho fatto il lavoro, devo ricordarmi di tappare, no, mettere il tappo, il terminatore, all'interno della stringa risultato. Dove? Nella prima posizione successiva all'ultimo carattere inserito, che è sempre J, no? Perché vediamo il nostro meccanismo, metto dentro J e poi incremento la J, quindi la J in ogni istante è sempre pronta per la prossima cella libera. Eccolo qua. Quello che cercavamo. Ok? Quadra? Allora, per completezza, posso solo dire che quelle istruzioni if, quella della linea 155 e quella della linea 165, sono inutili. Si potrebbero anche non mettere. Perché cosa succede se questa condizione fosse falsa e io non avessi la if che mi permette di non fare questo pezzo? Arriverei in un ciclo while la cui condizione di ciclo è identica, è la stessa se vedete. E questa condizione sarebbe già falsa. Quindi questo while verrebbe tranquillamente eseguito 0 volte, perché la sua condizione di ciclo sarebbe già falsa in partenza. Quindi avere una if che condiziona l'esecuzione di un ciclo while, dove la condizione del while è uguale a quella della if, è del tutto inutile. No? È più chiaro perché è esattamente il ragionamento che abbiamo fatto. Però, acquisendo un po' di esperienza, queste cose qua non avremmo più scritta. Avremmo semplicemente detto, ok, la coda di S2 mettila dentro. Sapendo che quella coda poteva anche essere vuota, che quel ciclo while poteva anche essere eseguito 0 volte perché la condizione sul terminatore poteva già essere raggiunto subito. Ma questo è un dettaglio, se vogliamo, non ci cambia il ragionamento. Ok? Dimmi. Sì. Sì. Abbiamo messo anche il vettore di risultato. Sì. Però quando noi ce lo passiamo, sostanzialmente è vuoto. È un vettore non inizializzato. Nel momento in cui passo il vettore risultato alla funzione, contiene sporcizia. Potremmo definirlo direttamente all'interno della funzione e poi passarlo come output. Allora, tu vorresti fare una cosa di questo genere. Ripeto la domanda sia per la registrazione, sia per chi è dietro che non ha sentito. Lui dice, ma io ho un parametro che passo by reference, che in realtà nel momento in cui te lo passo non contiene ancora nulla. Allora perché mai il main dovrebbe farsi carico di passare questo parametro? Io non lo dichiaro nel main, lo dichiaro come vettore dentro la funzione e poi alla fine, cos'è sta roba? Alla fine
ritorno il risultato. Ovviamente la funzione ritornerà un puntatore a caratteri. Allora, la modifica che devo fare è qua, ovviamente, di dimensionarlo questo vettore. Allora, questo è sbagliato e vi spiego perché. Allora, sinteticamente è corretto, il compilatore qua non si lamenta. Cosa stiamo facendo? Stiamo dicendo a questa funzione che nell'ambito della funzione mi serve un vettore di caratteri di una certa dimensione. Va bene, è lecito? Sì. Questo vettore qui lo vado a riempire nella modalità che abbiamo visto, tutto a posto. Il problema sta qui. Sinteticamente è corretto. A questo punto restituisco al chiamante che cosa? Il puntatore alla zona di memoria in cui c'è quel vettore. Quindi il programma main a questo punto, adesso non abbiamo il main, anche esso sarà da modificare ovviamente, può prendere questo puntatore e usarne i valori così come, no, qualunque altro puntatore. Il problema è che questo puntatore, risultato, è relativo a un indirizzo di memoria di una variabile locale di questa funzione. Indirizzo di memoria che nel momento in cui la funzione termina, viene liberato, non è più riservato, non è più occupato. Per cui la prossima volta che chiameremo un'altra funzione, quest'altra funzione dichiarerà delle variabili, molto probabilmente riutilizzerà la stessa memoria. E quindi un puntatore, in gergo si chiamano stale pointer. Non saprei come tradurlo. Un puntatore che punta in una zona di memoria rubata, no? Che non è più valida, non è più tua. Era valido quel valore dentro la funzione, ma quando ritorno dalla funzione non posso più fare in modo che il main usi la zona di memoria che era riservata per la funzione, e la funzione è morta. Quindi il passaggio di puntatori a variabili si può sempre solo fare dall'alto verso il basso, dal chiamante verso il chiamato. Perché ovviamente quando eseguo il chiamante è rimasto lì in attesa, le sue variabili sono ancora vive. E quindi il chiamante può passare un puntatore, come era il nostro risultato, al chiamato, e il chiamato è tranquillo che questi puntatori sono validi per tutta la sua esecuzione, perché nel frattempo il chiamante è lì fermo in attesa. Il contrario non ha senso. Il contrario non si può fare, un chiamato non può passare un puntatore a una variabile locale sua, perché un attimo dopo, nel momento stesso in cui viene ritornata, non è già più valida. Si può fare, si potrà fare, no, parlerete l'anno prossimo, con la locazione dinamica della memoria. Cioè alloco la memoria non tra le variabili locali, ma all'esterno delle variabili locali, in una zona di memoria che non muore quando la funzione muore. Si chiama la funzione malloc per fare questo lavoro. L'altra cosa che mi piacerebbe poco, comunque, quindi il vero motivo per cui non si fa è questo. Mi piacerebbe comunque poco farlo, perché sarei costretto a mettere qua un numero. E tutte le volte che una funzione dà per scontato di sapere qualche cosa sui dati che le vengono passati, sto riducendo l'utilità della funzione stessa. Dovrei sapere qual è la costante che definisce le dimensioni di quelle stringhe. Ma questo, se vogliamo, è un aspetto minore. Il fatto di ritornare dei valori si può fare per valori scalari, variabili semplici. Sui puntatori non si fa. Altre domande? Vabbè, allora possiamo fare più o meno rapidamente l'ultimo punto. L'ultimo punto ci dice di intercalare non
i singoli caratteri, le singole lettere delle due frasi, bensì le parole. Allora, cosa vuol dire? Facciamo un esempio. Torniamo nel main. Immaginiamo che la prima frase S1 sia... No, S1 si chiama primo qua. Si chiama prima, in questa, nel main si chiama prima la stringa. Supponiamo che sia... Buongiorno a tutti, non ho molta fantasia oggi. E la seconda sia... Ah, ripreso a piovere. Via. Si parla del tempo quando non si sa cosa dire. Allora, il risultato cosa dovrà essere? A buon senso. Sarà buon a giorno ripreso a tutti piovere. Adesso questo è facile. Beh, da implementare non ancora, ma l'esempio che ho scelto è particolarmente facile. Uno, perché le due frasi hanno lo stesso numero di parole, e due, perché sono scritte bene. Ho solo parole nel vero senso del termine, ossia sequenze di lettere alfabetiche separate da spazi. Da uno, esattamente uno spazio. Dopodiché noi dobbiamo darci una regola più generale per sapere come trattare una cosa di questo genere. Aggiungiamo la punteggiatura. La punteggiatura come la trattiamo? Fa parte della parola? Cioè, la parola che devo copiare è giorno compreso i due punti o giorno senza i due punti? Come la devo trattare? E se qualcuno mi mette una cosa di questo genere, buon spazio trattino spazio giorno, quali sono le parole in cui devo segmentare questa frase? Buon è una parola, trattino è un'altra parola. Dipende qual è la nostra definizione di parola, è quello a cui sto cercando di arrivare. Che cos'è per noi una parola? Lo dobbiamo definire, perché di per sé... Se ho dei caratteri che non sono solamente lo spazio e le lettere alfabetiche, devo spiegarlo. Ma poi ci sono dei casi ancora più subdoli. Supponiamo che qualcuno abbia piacere di mettere più spazi. Allora devo fare attenzione a non dare per scontato che io ho delle lettere, poi uno spazio che le separa e subito dopo lo spazio comincia la parola dopo. Perché di spazi potrebbe esserci più di uno. Così come può benissimo darsi che gli spazi ce ne siano davanti, all'inizio, oppure dopo. Non è banale, come sembrerebbe. No, dipende da quanto è complicata la stringa di partenza. Su questo è facile. Mm?
Su quella sotto è un pochino più complicato, ma più che altro dobbiamo decidere cosa vogliamo fare. Allora, innanzitutto abbiamo una prima scelta da compiere. Allora, qui sono due problemi, la punteggiatura e gli spazi. Punteggiatura intendo qualunque carattere che non sia una lettera alfabetica, quindi potrebbe anche essere un numero, una cifra, il 3. Allora, sugli spazi non è che ci sia molto da dire, nel senso che non posso impedire all'utente di usare due spazi. Beh, non viene bene, non è stampato bene ordinato, ma se lo vuole usare due spazi lo deve fare. E non posso impedire all'utente eventualmente di mettere gli spazi iniziali o finali. Quindi io potrei avere una prima definizione più restrittiva che dice una parola è una sequenza di caratteri alfabetici preceduta e seguita da almeno uno spazio. Allora, definizione restrittiva, fatemi dire che cosa intendo, no punteggiatura. Supponiamo che non ci sia la punteggiatura. Devi vietarlo, no, nel nostro programma non si può, se no ti segnala errore, ad esempio. Allora potrei definirla così. In realtà questa definizione non è neanche corretta. No? Sarebbe sbagliata, questa definizione che ho scritto va ancora raffinata. Cosa c'è che non va in questa definizione? La prima e l'ultima parola... La prima parola potrebbe non essere preceduta da uno spazio, perché potrebbe essere iniziare lì dove inizia la stringa, il primo carattere. E l'ultima parola potrebbe non essere seguita da uno spazio, perché magari, anzi, nell'esempio che avevamo fatto, quello facile, la parola giorno era preceduta e seguita da uno spazio, ma la parola buon era seguita da uno spazio, ma non preceduta da uno spazio. Perché la B era la prima lettera della stringa. Quindi dobbiamo ancora spiegare meglio. Preceduta da almeno uno spazio, oppure all'inizio della stringa, e seguita da almeno uno spazio, oppure alla fine della stringa. Questo è un modo per definire parola. Di uno o più caratteri alfabetici. Ok. E un'altra definizione invece che potrei dare definire non una sequenza di uno o più caratteri alfabetici, ma anziché dire alfabetici potrei dire proprio sono permissivo al massimo diversi da spazio. Questo vuol dire che, ad esempio, questa cosa qua sarebbe una parola, secondo quella definizione. Vabbè. Quindi siamo i due estremi. Da un lato solo lettere, vieto tutto il resto, dall'altro comprendo tutto il resto. La definizione fatta meglio è più complicata. La visione fatta meglio dovrebbe comprendere
le lettere alfabetiche eventualmente seguite da un carattere di punteggiatura, ma non da un carattere qualsiasi. Però non va bene dire prima le lettere alfabetiche e poi la punteggiatura, perché ad esempio nel caso dell'aperta tonda, l'aperta tonda si mette prima della parola, non dopo. Oppure una parola tra virgolette, le virgolette vanno messe prima e dopo. Si complica, se uno lo vuole far bene questa cosa qui è complicata. Quindi ogni volta in cui si parla di parole da isolare, dobbiamo sempre chiederci, sì, ma parole delimitate come? Con quali informazioni ho sul tipo di stringhe con cui ho a che fare? Allora, noi possiamo scegliere la prima o la seconda definizione di questo che ho dato, ce ne sono n altre possibili, dipende da quanto vogliamo essere precisi e dal tipo di testo che abbiamo. In realtà, in questi due casi, cambia abbastanza poco dal punto di vista implementativo. E lo vedremo tra un secondo. Allora, finito questo cappello sul capirci bene su che cosa vogliamo fare, passiamo all'implementazione. Ma l'implementazione, di nuovo, separiamo il problema di chiamare la funzione dall'implementarla, no? Perché questa poi tra l'altro sarà anche un po' lunghetta come funzione. Allora, definisco un'altra funzione, intercala parole, con un prototipo del tutto analogo a quella precedente, e il main, se vogliamo definisco un'altra stringa, anche se potrei riusare quella di prima, ma intercalata P, per dire parole, e quindi il main in realtà se la cava a buon prezzo. Il main deve semplicemente chiamare la intercala parole passandogli come parametro prima, seconda e intercala da P e poi stampare la stringa risultante. Ovviamente la complessità ce la teniamo nella funzione. Allora, cosa devo fare? Come farei a mano? Prendo una parola dalla prima stringa, la copio nel risultato. Prendo una parola dalla seconda stringa, la copio nel risultato. Prendo la prossima parola dalla prima stringa, la copio nel risultato e vado avanti così. Ogni volta devo partire nelle stringhe che sto analizzando, partire da dove ero arrivato la volta precedente e cercare all'inizio della prossima parola, copiarla e fermarmi quando trovo uno spazio, o almeno uno spazio oppure un fine stringa. Quindi sarà qualcosa del tipo, lo scrivo come pseudocodice per il momento, poi passiamo al codice. Finché ci sono parole da copiare sia in S1 sia in S2, ci sono ancora. Allora, innanzitutto copia la prossima parola da S1 in risultato. Poi copia la prossima parola da S2 in risultato. E vado avanti, così. Cioè, vedete, il pseudocodice non è diverso da fare il singolo carattere.
a livello di codice quella frasetta copia la prossima parola invece è un pochino più complicata. Perché cosa vuol dire copiare una parola? Vuol dire innanzitutto trova dove inizia la prossima parola. Cosa vuol dire? Trova il primo carattere diverso da spazio successivo ai caratteri che ho già visto. Allora, se di spazio ce n'era uno solo, mi ero fermato su uno spazio quando stavo copiando la parola precedente, sono sullo spazio, vado avanti di uno e troverò una lettera. Ma se gli spazi fossero più di uno, devo andare avanti, finché vedo spazi vado avanti. Poi copia tutte le lettere, tutti i caratteri, perché non è detto che siano lettere, che compongono la parola. Cioè vado avanti e ogni carattere che non sia uno spazio lo prendo e lo copio. Giusto? E poi faccio la stessa cosa su S2. Quindi dove inizia la stessa parola, mettiamolo come commento che a noi interessa il primo carattere che non sia uno spazio, abbiamo detto. Manca ancora un pezzo qua, perché se io faccio così sto costruendo una stringa in cui effettivamente ci sono le parole intercalate, ma tutte appiccicate. Perché nel risultato sto solo copiando i caratteri della parola di S1, che sono diversi da spazio, ci sto copiando i caratteri della parola di S2, che sono diversi da spazio, ma non c'è mai un momento in cui metto uno spazio nel risultato. E allora mi verrebbe fuori tutto appiccicato. Allora vuol dire che devo esplicitamente... qua aggiungere uno spazio in coda al risultato. Sia dopo aver finito di copiare la parola di S1, spazio, sia dopo aver finito di copiare la parola di S2, spazio. Ok? Allora, come ci possiamo visualizzare questo? Avremo degli indici che scandiscono S1 e S2, vanno avanti, e un indice che dice all'interno del risultato fin dove sono arrivato a copiare caratteri. Li chiamerò I1, I2, posizione dei caratteri che leggo da S1 e S2. Chiedo scusa, l'ho messo nel posto sbagliato, non vanno qua gli int, ma vanno sopra il while. E poi, per usare la stessa terminologia di prima, userò sempre J, posizione dei caratteri che scrivo in RIS nel risultato. Allora, parto ovviamente da zero, mettiamo tutto a zero,
e cominciamo a copiare. La condizione del while la vedo per ultima perché è un po' rognosa. Vediamo cosa vuol dire copia la prossima parola da S1 in RIS. Trova dove inizia la prossima parola, c'è scritto. Allora, mettiamo commenti e poi intercaliamo il codice. Allora, trova dove inizia la prossima parola, il primo carattere non spazio. Ragionando in termini di variabili vuol dire fai avanzare la variabile i fino a quando non si trova su un carattere che è una lecita posizione iniziale per una nuova parola. Di quante posizioni devo farlo avanzare? Non lo so. Devo farlo avanzare finché non trovo un carattere alfabetico. Oppure nel caso della definizione generale, quella più permissiva, finché non trovo un qualsiasi carattere che non sia uno spazio. Quindi finché trovo spazi vado avanti. Vado avanti cosa vuol dire? Incremento la i senza far nulla. Incremento la i a vuoto fino a quando non trovo un carattere che mi permette di dire qui comincia una parola. Quindi è una cosa molto semplice del tipo finché S1 di i è uno spazio, vai avanti. Finché nella posizione i trovo uno spazio, oppure trovo qualcosa che non è una lettera se if not is space, is not is alpha, direi, nella caso di interpretazione più rigida, vado avanti. Nel nostro esempio della stringa buona e della stringa cattiva, nella stringa buona questo ciclo while si fermerebbe già subito, perché quando con i uguale 0 si chiede S1 di 0 è uguale a spazio, è falso, è uguale a B maiuscola. E quindi i rimane fermo a 0, non viene incrementato. Nel secondo caso invece S1 di 0 vale spazio e quindi viene incrementato, S1 di 1 vale spazio, S1 di 2 vale spazio e finché non mi fermo a i uguale 3. Giusto? A questo punto sono su un carattere buono e posso copiare. A questo punto, finché tutti i caratteri diversi da spazio che trovo, li copio. E quando è che mi fermo? Mi fermo quando con S1, tutti i caratteri che non sono uno spazio, presumibilmente sono delle lettere, li prendo da S1 e li metto in RIS, col solito incremento di ambo gli indici ovviamente. Esco da quel ciclo while quando S1 è di nuovo arrivato su uno spazio. Quello spazio su cui sono arrivato non viene più copiato ovviamente, perché la condizione del while è falsa e il corpo non viene eseguito. E quindi la i si posizionerà su uno spazio che al prossimo giro, la prossima iterazione, alla riga 238, butterò via. Giusto? E poi non mi rimane che aggiungere uno spazio in coda risultato. Ricordiamoci sempre che poi devo incrementare, aggiungo uno spazio nella prima posizione libera che è sempre J, ma poi incremento J, no? Ogni volta che aggiungo qualcosa dentro J, lo incremento sempre di uno.
Questo lo faccio su S1 e poi tra un secondo lo replico tale e quale per S2. E via via andrò a pescare la prima parola di S1, mi fermo quando trovo uno spazio, ma nel frattempo l'ho copiata su RIS. Poi prendo S2, ricopio dentro RIS, mi fermo allo spazio. Ogni volta che trovo uno spazio o più spazi consecutivi, commuto da copiare S1 a copiare S2 e viceversa. Però ho dimenticato come fare a fermarmi. Io sto leggendo dentro questo vettore S1 incrementando la i e decidendo come proseguire sulla base di una condizione molto semplice. Il carattere che vedo è uno spazio o è una lettera, diciamo in senso ampio? Mi sono dimenticato l'altro caso, la stringa finisce. Può sempre capitare che la stringa finisca. Quando vuole, non ha bisogno di preavvisarmi quando finisce. Voi dite, ma no, ma dai, ma perché se la stringa fosse finita, il while qua sopra non mi avrebbe fatto entrare. Non è vero. Perché magari quella stringa di partenza finisce con degli spazi e nel while non posso sapere se dopo gli spazi c'è ancora qualcosa o no. Quindi, qui ho dei cicli in cui vado a leggere posizioni di vettore, ogni volta che dentro il ciclo vado a incrementare, regola generale, no, se vogliamo, devo incrementare una variabile e vado a leggere in posizioni successive, deve esserci sempre il controllo di non sforare il vettore. Se è un vettore di lunghezza nota dovrò mettere end i minore di n, cioè vai avanti ma fermati comunque quando il vettore è finito. Questa è una stringa, non è un vettore di lunghezza nota, quindi dovrò aggiungere la condizione che s1 di i è diverso da 0. Perché se è uguale a 0, fermati comunque, non c'è più niente dopo, la stringa è finita, non è che vai avanti a leggere la immondizia. E la stessa cosa sotto. La parola termina o quando incontri uno spazio oppure quando è finita la stringa, allora lì smettila di copiare. Ok? Ecco, da notare che nel caso in cui la stringa mi finisca nel primo while, cosa capita al secondo while? Niente di male. Perché se la stringa finisce quando sto cercando di mangiare gli spazi, nel secondo while mi trovo già S1 di I uguale a 0. Quindi la sua condizione è già falsa in partenza e il while non viene neppure eseguito. Quindi va bene. Non crea problemi. Però dobbiamo ricordarci che ogni volta che scandiamo un vettore, la condizione che dice quando il vettore finisce, dobbiamo sempre averla, in aggiunta a altre eventuali condizioni, come possono essere queste, che avevamo sugli spazi. Ok? Allora, fatto questo, lo rifaccio uguale su S2. Dove devo fare attenzione al posto di S1 mettere S2, non si chiamava I, si chiamava I1. Perché ne abbiamo e questo si chiama I2. Devono essere variabili diverse, chiaramente, perché la posizione da cui sto... Eccoli qua i casini. Vedete cosa capita col copia e incolla? Che uno si dimentica i pezzi. Si dimentica di correggere in un punto, poi passa la prossima notte a cercare l'errore. Se fossi stato un pochino più lungimirante avrei scritto una funzione per far questo.
Ok. Giusto essere 2 e 2, i 2 più più, finché diverso da spazio. Copia il risultato, J si incrementa sempre, tranquillo, ok. Chiaramente la funzione dà per scontato che il main abbia preparato un vettore risultato con spazio sufficiente. Non vado mai a controllare se J è minore di qualche cosa, la sto costruendo, il risultato deve esserci spazio. Ok, la condizione di terminazione. Beh, a questo punto io ho un corpo del ciclo che è abbastanza furbo, nel senso che lui va avanti, questo corpo del ciclo, e sono tutti while che nel caso in cui fosse arrivato alla fine della stringa sono indolori, non vengono eseguiti, vengono ritestati, ma non vengono eseguiti, non fanno nulla. Per dire, io potrei benissimo semplicemente avere una condizione di uscita molto semplice, questo mettiamolo come commento, controllo che S1 di 1 sia diverso da 0, oppure S2 di 2 sia diverso da 0. Cioè mi sto chiedendo, occhio che è il contrario di quanto abbiamo fatto prima, perché nel frattempo siamo diventati più bravi. Mi sto dicendo, se almeno una delle due stringhe, or, non è and qui, è or, se almeno una delle due stringhe non è ancora alla fine, continuiamo. Quindi all'inizio saranno tutte e due diversi da zero questi due caratteri, no? Sia S1 che S2. E quindi farà il pezzettino che copia la parola di S1, farà il pezzettino che copia la parola di S2, poi torna su e si chiede S1 e S2, sono finite? No, ce n'è ancora sia nella prima che nella seconda e va avanti così. A un certo punto S1 finisce. Quando S1 finisce, con questa condizione del while, io continuo a iterare perché S2 non è ancora finito. Ma cosa fa S1 che è finita? E niente, questo while su S1 ci prova a saltare gli spazi, ma non fa nulla perché è già finita. Quest'altro while ci prova, ma non fa nulla. Quindi non fanno male. Sì, farà un po' di controllo in più, lo ricontrollo ogni volta, ma non ho bisogno, giocandomela bene, di gestire separatamente il caso in cui le due stringhe sono ancora entrambe vive dal caso in cui una è finita e l'altra. Se no dovrei fare un copia e incolla di tutto questo pezzo qua due volte, uno per la coda di S1, l'altro per la coda di S2. Quindi in questo caso dico, io vado avanti se almeno una delle due ha ancora del materiale dentro, sapendo che poi il corpo del ciclo, nel caso in cui una delle due sia finita, non la tocca, non si arrabbia, non fa niente di male, semplicemente la ignora. E quindi i cicli su S1 non vengono eseguiti e verranno eseguiti quelli su S2. Fino a quando anche S2 non finirà prima o poi, no? Quando tutto sarà finito, si esce anche dal while grosso. Quando si esce dal while grosso, abbiamo quasi finito, se non per ricordarci di terminare la stringa. Vediamo un po' cosa fa questa cosa.
Allora, io ho scritto la prima frase, buongiorno a tutti, seconda frase, frase più lunga con diverse parole. Parole intercalate danno buon, frase, giorno, più, e vedete che l'apostrofo è stato preso, perché noi abbiamo, nell'implementazione della funzione, abbiamo detto qualunque cosa che non sia uno spazio per noi è un carattere. A è la terza parola di qua è lunga, tutti, con, adesso a questo punto la stringa 1 è finita, e quindi pescherò dalla stringa 2, diverse parole. C'è solo una lievissima anomalia. Chi ha l'occhio fino? Gli spazi qua. Qua mette due spazi, perché mette uno spazio e poi la parola che non c'è dalla stringa 1 e poi mette un altro spazio dopo la parola che non c'è dalla stringa 1. Lui alza le spalle, ma io no. Perché? Pensiamo che stringa 1 è finita, quindi questo while non copia nessun carattere, ma questo qui lo fa comunque. In realtà noi dovremmo aggiungere uno spazio solo se abbiamo copiato almeno un carattere. Questa è la regola vera, giusto? Solo se abbiamo copiato almeno un carattere. Il che vuol dire che tutta sta roba qua basterà metterla in un if che dice se il prossimo carattere non è uno spazio, cioè non è, no, non va bene. Stavo per fare questo, ma mi sono accorto che è sbagliato. Ma ve lo racconto lo stesso, così lo risolviamo. Stavo per dire, se sono alla fine della stringa, non solo non devo andare a cercare la prossima parola, perché non ci sarà. No, ma è giusto. Adesso lo vediamo. Ma non devo neppure aggiungere lo spazio in fondo. No, è giusto. No, il mio dubbio era, cosa succede se c'è una parola e poi la stringa finisce con tanti spazi? Se la stringa finisse con tanti spazi, questa condizione sarebbe falsa, cioè sarebbe vera, non sono alla fine della stringa. Ma poi non ci sarebbe nulla effettivamente da copiare. Ma non può succedere perché io gli spazi li ho appena consumati prima. Quindi sono pignolerie di dettaglio, ma sono, non è banale, no? Arrivarci giusti. La stessa cosa la dobbiamo fare per simmetria qua. Vedete quanto è brutto aver fatto copia e incolla e poi accorgersi che il programma da modificare doverlo fare in due volte. Per quello hanno inventato le funzioni. Facciamo ancora di brutto, spazi davanti. Vabbè. Allora, a parte la poesia della versione con i caratteri intercalati, che ovviamente continua a funzionare,
Buon altra. Giorno, punti esclamativi, frase. Gli spazi davanti al buon non gli hanno dato fastidio e correttamente non sono stati messi nel risultato. Il risultato non deve portarsi dietro tutte le spaziature anomale che l'utente aveva inserito, no? Il risultato non ha più i doppi spazi antiestetici quando la frase corta è finita. Domande? Siamo un quarto d'ora di pausa.